Con Laura Orto, direttore sportivo di Inter. Silvia Ceccarelli è da pochi minuti ufficialmente una giocatrice di Elite Basket Roma. Laura, cosa potrà darci in più secondo te l'innesto di Silvia? Allora, l'innesto di Silvia ovviamente ci può dare tanto, tanto soprattutto in fase di rotazione delle nostre atlete, perché stiamo per arrivare a un momento importante del campionato dove si definisce sempre di più la classifica. E ci siamo resi conto di essere molto corti, per forza di cose abbiamo bisogno di un atleta in più che non solo ci aiuti nel dare fiato alle nostre atlete, ma sicuramente ci dia quel qualcosa in più tecnicamente di una giocatrice esperta che non ha bisogno di presentazioni come può essere Silvia Ceccarelli. Se andiamo a vedere le sue statistiche, sicuramente il campo ha sempre parlato per lei, è un'ottima giocatrice che darà sicuramente tantissimo a questa squadra. Intanto sabato arriva la seconda squadra sarda, San Salvatore Saragius, esattamente 15 giorni dopo la prima. Ci sono delle analogie rispetto a due settimane fa, anche con Cagliari ci precedeva soltanto di 2 punti in classifica, quindi inutile dire che è un'occasione molto molto allettante. Ci presenti brevemente questa squadra? Sì, allora Saragius sta facendo un campionato fatto di alti e bassi, e ha portato delle vittorie importanti come ha preso delle sconfitte che probabilmente si poteva evitare. È una squadra comunque molto pericolosa, come tutte quante le squadre sarde ovviamente, che sicuramente verrà a Roma per fare una buona partita e portarsi a casa i 2 punti. E loro ci hanno un quintetto di tanto rispetto, perché comunque gente come Arioli che ha giocato per anni da 1, e gente che ti fa la differenza, gente di esperienza, però ecco, come hai detto tu, questi per noi diventano 2 punti fondamentali.